Eleonora Zugun era una ragazza rumena, nata il 24 maggio del 1913, analfabeta, e che viveva nel villaggio di Talpa, nel nord del paese, dove faceva la contadina. Nel febbraio del 1923, quando aveva quasi 10 anni, andò a visitare la casa di sua nonna Buhai, a pochi chilometri di distanza dal suo villaggio. Trovò dei soldi sul ciglio della strada e quando arrivò a Buhai li spese per comprare dei dolci e se li mangiò. Sua nonna, che aveva 105 anni e la reputazione di essere una strega, sentì Eleonora e sua cugina discutere sui dolci e l'avvertì che il diavolo, il rumeno chiamato Dracu, aveva lasciato i soldi per tentarla. Da allora lei non si sarebbe più liberata di lui. Successivamente si verificarono degli eventi inquietanti. Delle pietre si schiantarono contro la casa e ruppero le finestre. Dei piccoli oggetti vicino ad Eleonora si muovevano e volavano da soli. Sua nonna era molto superstiziosa e convinta che la ragazza fosse posseduta dal diavolo. Così Eleonora venne rapidamente invitata a tornare a casa sua, a Talpa. Ma quando la ragazza tornò a casa sua, questi fenomeni inspiegabili continuarono ed Eleonora trovò rifugio nel monastero di Gorovei. Ma dopo 3 settimane passate lì, con la continua violenza dei fenomeni, decise di chiudersi in un manicomio. Fortunatamente, grazie ai giornali che raccontarono la sua storia, la voce di questo caso arrivò all'orecchio del ricercatore psichico austriaco Fritz Grunewald, che viveva in Germania e che, con l'aiuto del giornalista Kubi Klein, riuscì a rimandarla al monastero, dove la ragazza veniva rispettata e trattata in modo dignitoso. Grunewald prese appunti stenografici dettagliati sui fenomeni sorprendenti che ebbero luogo tra il 9 e il 18 maggio del 1925. Il fenomeno più comune era il movimento di oggetti, che andava dal lento movimento di una grande pentola fino ad arrivare a lanci violenti di cose anche vicino alla gente. Ci furono anche oggetti apparsi dal nulla, ci furono anche colpi occasionali e, una volta o due, ci furono anche degli incendi e il poltergeist aveva anche iniziato a schiaffeggiare la ragazza. Nel luglio del 1925 Grunewald morì a causa di un attacco di cuore all'età di 41 anni e la sfortunata Eleonora fu, ancora una volta, lasciata nelle mani della sua famiglia, la quale era apparentemente indifferente. Fortunatamente, quello stesso anno, la ragazza trovò un'altra protezione, quella di un'attraente giovane donna viennese, la contessa Zoe Vassilico Serecchi, che si interessava alla ricerca psichica da anni e che aveva anche un interesse per la psicoanalisi. Quando visitò Eleonora per la prima volta presso il monastero di Gorovei nel settembre del 1925, la trovò poco curata, era sporca e molto spaventata. Mentre era con la ragazza, la contessa vide in prima persona i bizzarri fenomeni. Dal gennaio 1926 riuscì, dopo complesse trattative, a portare Eleonora a Vienna per farla vivere con lei nel suo appartamento. A Vienna Eleonora era felice e stava molto bene, ma nonostante emotivamente fosse stabile e non nella condizione psicologica di solito associata con l'attività poltergeist, i fenomeni continuarono a presentarsi come prima. La contessa teneva un diario degli eventi e notò anche lei ciò che avevano osservato molti altri ricercatori nelle attività poltergeist, cioè il veder volare oggetti che fino ad un attimo prima neanche erano presenti in quella stanza. Di solito cadevano rumorosamente sul pianerottolo, a volte apparivano dopo aver attraversato porte o armadi chiusi a chiave. La contessa annotò anche un episodio riguardante le stigmate che trovò sulla povera ragazza. Entrai nella stanza e vidi un segno in rapida crescita sul braccio di Eleonora,
mentre guardavo, i segni assumevano un aspetto sempre più livido, diventavano rossi e gonfi, come segni lasciati sulla pelle da un colpo o da una pressione. Questi segni potrebbero essere stati fatti da una frusta o da un bastone sottile, ma sono sicura che né la ragazza né nessun altro possono averle inflitto tale colpo. Poi, in pochi minuti, i segni sparirono completamente. Più tardi, mentre stavo aiutando Eleonora ad aggiustare un giocattolo a cui era molto affezionata, vidi che dei lividi simili iniziarono a comparire sull'altro braccio e nella parte posteriore del collo. Nessuno era vicino a lei in quel momento, ed entrambe le sue mani erano completamente occupate con il giocattolo. Inoltre, vidi un segno di denti, come un morso, sulla sua pelle. Con queste parole, la contessa descrisse questo evento. Un'altra volta la contessa era seduta al tavolo con un amico, mentre Eleonora aveva un gatto in braccio. L'amico involontariamente guardò la ragazza e in quell'occasione notò un'ombra grigia provenire da dietro Eleonora, passare lungo il suo lato destro e cadere sotto il tavolo, sui cuscini ai loro piedi. Era una scatola di latta che prima era sul lavabo sull'altro lato della stanza, ma lo sviluppo più significativo e persistente fu la comparsa di quelle che sembravano aggressioni fisiche sul corpo di Eleonora. Alcuni oggetti furono scagliati violentemente contro di lei, venne schiaffeggiata, tenuta con la forza sdraiata a terra, gettata giù dal letto, le vennero tirati i capelli e si trovò le scarpe piene d'acqua. Come se non bastasse, da fine marzo 1926 le cose peggiorarono. Le mani e le dita della ragazza erano costantemente piene di segni, come se fossero state punte da aghi, che vennero anche ritrovati infilati nella sua pelle. Il 30 aprile 1926 Harry Price, il ben noto e controverso ricercatore psichico inglese, arrivò a Vienna. Era molto interessato al caso della tredicenne, così visitò la contessa in tre occasioni. Mentre era in visita da loro, vide un tagliacarte in acciaio volare dall'altra parte della stanza, un piccolo specchio galleggiare sopra il divisorio di una stanza, un cuscino muoversi da una sedia, mentre lui aveva sia la contessa che Eleonora ben in vista. Osservò anche i segni di morsi sul braccio e sul petto di Eleonora. Price era impressionato e convinto che alcuni dei fenomeni telecinetici a cui aveva assistito non potevano essere spiegati con mezzi normali. Così decise di portare la contessa ed Eleonora a Londra per poterla studiare presso il Laboratorio Nazionale di Ricerca Psichica. Arrivarono a Londra il 30 settembre 1926 e restarono lì fino al 14 ottobre. La visita di Eleonora produsse grande interesse per la stampa britannica. Eleonora trascorse molte ore presso il laboratorio. Lacerazioni fisiche sotto forma di segni di morsi si verificarono più volte quando Eleonora era sotto stretta osservazione, ma quello che attirava maggiormente l'attenzione di Price era il movimento degli oggetti. Price e il consiglio del laboratorio conclusero che con Eleonora avevano dimostrato che senza dubbio ci fu il movimento di piccoli oggetti senza contatto fisico. Verso la fine di ottobre la contessa ed Eleonora lasciarono Londra ed andarono a Berlino. Successivamente la capacità telecinetica di Eleonora cominciò a svanire, ma i morsi e i graffi continuarono a presentarsi con un importante e sgradevole nuovo elemento: la comparsa sulla pelle di grandi quantità di saliva che non era la sua. Su un articolo pubblicato il 12 dicembre 1926 veniva riportato questo fatto. Un gruppo di persone stava prendendo il tè quando Eleonora, nell'atto di alzare la tazza alle labbra, emise un grido di dolore e arrotolò la manica. Sul suo avambraccio era apparso quello che sembrava essere un segno di denti molto profondo, come se lei o qualcun altro avesse morso ferocemente il suo braccio. Il segno divenne molto rosso e infine prese la forma di vesciche bianche in rilievo.
gradualmente sbiadirono, ma erano ancora visibili dopo più di un'ora. Il dottor Hans Brosenbusch, un medico di Monaco, che era stato presente a due delle sedute, invitò Eleonora e la contessa a fare una seduta nella sua casa. Poco dopo annunciò di aver visto Eleonora barare con l'aiuto della contessa e dichiarò che la ragazza era una bugiarda. Harry Price rispose che, anche se la ragazza avesse potuto barare, tutti i suoi esperimenti con lei furono eseguiti in modo strettamente controllato e la contessa non era presente a nessuno di essi, ma comunque si verificarono episodi inspiegabili. La contessa citò Rosenbusch per diffamazione, ma il caso fu chiuso per motivi tecnici. Anche se le affermazioni di Rosenbusch non vennero dimostrate, il fatto che Eleonora potesse essere stata scoperta a barare gettò seri dubbi sulle sue abilità psichiche. La polemica diventò rilevante quando, all'inizio dell'estate del 1927, durante il suo 14° compleanno, Eleonora ebbe il suo primo ciclo mestruale e i fenomeni di poltergeist improvvisamente cessarono per sempre. Si trasferì a Bucarest, dove iniziò a lavorare come parrucchiera. E voi che cosa ne pensate di questa storia? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei video. Ciao!